Sanremo 2024, stiamo con i Vagnoni, con Gine Gramaro. Nah, c'è bella cosa. Come state, ragazzi? Benissimo, felicissimo. Stamattina ho risveglio al numero 1 in radio, già sono bello. Ieri un'accoglienza che di prima, soprattutto abbiamo suonato accanto a noi. Sereni, felici, emozionati. Abbiamo superato il trauma di 19 anni fa, i problemi tecnici non dovevano noi. Speriamo di resistere, però diciamo, penso che la canzone è stata stupenda, sembrava che stessimo suonando una canzone della band che abbiamo da sempre, non eravamo nemmeno noi. Allora, appunto siete tornati dopo 19 anni con Ricominciamo Tutto. Volevo chiedere, adesso anche Sanremo Giovani è cambiato rispetto al 2005 quando avete partecipato voi. Se ci fosse stata questa modalità, diciamo un po' 2.0, cioè del Sanremo Giovani a dicembre e poi tre fortunati tra i big, ti sarebbe piaciuto di più? L'avreste fatto? Se avessimo avuto i social noi saremmo arrivati su Marte con il successo di 28 scuole. Verissimo, verissimo. Infatti l'Italia non era pronta, come dicevi. È stata pronta, cioè da Sanremo all'altro santo, San Siro, è stato breve lo passo. Esatto. E sentite, poi nella serata delle cover suonerete con Maniaca, Ian, la canzone del sole, no? La canzone che è tipica forse, no? Dell'estate, sulla spiaggia, la spiaggia dei Gargibuli e di Dante, appunto, anche qui in Italia. Come mai questa scelta? Beh, Battisti è stato sempre dentro di noi, in qualche maniera ha trovato sempre dei modi per uscire. Quando anni fa abbiamo fatto la primissima cover di Amarsi un po', poi dall'esperienza di Meraviglioso, quindi tributo a Domenico Modugno, ci sembrava la strada migliore per riproporci con una cover, quindi ridare un vestito come è stato per Meraviglioso, e la canzone del sole forse è più la canzone che è sotto la pelle di tutti gli italiani, no? Anche chi non l'ha mai cantato mente, è proprio la canzone del falò, è la canzone proprio che più ha portato Battisti anche nelle case di tutti e sulla bocca di tutti. E poi l'interpretazione con Marica, anche lì è stato un pensiero, eravamo messa alla prova e appunto si decideva con chi fare il duetto, e si era caduto su di lei, e sarà sicuramente una serata fantastica, così come sono state le prove, a sentire le due voci, sono due fratellini separati in qualche maniera, sentire la voce di lei e Giuliano cantare insieme, e non vediamo l'ora che arriveremo lì. E senti, dopo Sanremo, che cosa hai previsto per questo 2024? Sicuramente completeremo questo percorso di scrittura, di arrangiamento, quindi parlo di album. Vorremmo andare a Berlino, agli Alza Studios, dove sono stati tutti gli anni della storia della musica, anche per respirare, per staccare un po' e per respirare con quell'aria bella densa di musica e di arte. E poi subito dopo noi abbiamo un bellissimo tour alle porte, che come alla agli stati, ai cancelli, scusami, non voglio dire, parte dei cancelli degli stati, che dovremmo aprire per cominciare proprio da Napoli il 15 giugno, poi faremo Udine, Milano, Bari, Messina, e poi dobbiamo qualcosa. Comunque ripartirà anche la promozione, quindi saremo di nuovo in giro anche per questo. Perfetto, grazie mille ragazzi, in bocca al lupo. Grazie a te, bel giugno.